Oggi ho realizzato per voi una buonissima torta pasticciotto ripiena di crema ed amarene sciroppate. È una crema buonissima che ha un cuore morbido di crema, all'esterno c'è una frolla veramente croccante. Il procedimento per realizzarla è un po' lungo e complesso, dobbiamo prima realizzare la crema e successivamente la frolla. Ma seguite questo video e vi spiegherò come fare in maniera facile e veloce con il nostro Messer Cuisine Connect, ma come sempre vi ricordo anche con il Messer Cuisine Plus. Gli ingredienti per preparare la nostra torta pasticciotto ripiena di crema pasticcera e amarene sono i seguenti. Per la frolla utilizzeremo 500 g di farina, 200 g di burro morbido, 200 g di zucchero, due uova in cui abbiamo diviso i tuorli dagli albumi. I tuorli ci serviranno per la frolla e gli albumi ci serviranno per spennellare la superficie della torta prima della cottura. Poi abbiamo 3 g di ammoniaca per dolci e degli aromi. Io utilizzerò gli aromi arancia e limone, voi potete usare se vi piace anche la buccia grattugiata degli agrumi non trattati. E per il ripieno abbiamo invece la crema pasticcera che abbiamo realizzato secondo la ricetta che trovate nella descrizione di questo video sotto il video e 100 g di amarene sciroppate. La prima cosa che facciamo è andare a mettere nel boccale lo zucchero per polverizzarlo. Quindi mettiamo lo zucchero ed impostiamo 10 secondi, una velocità progressiva che va da 1 a 10. Aspettiamo che si depositi la polvere che si è generata nel boccale, dopodiché andiamo a mettere tutti gli altri ingredienti. Partiamo dalle uova, dai tuorli. Mettiamo la farina, il burro che era stato già fatto in pezzi, l'ammoniaca e le fialette di aroma. Avevo detto io metterò arancia, qualche goccia, non la fialetta intera ovviamente, e limone. Dopodiché richiudete il coperchio e andate ad impostare la funzione impastare per un minuto. Da 45 portiamo a un minuto. Prendiamo il nostro impasto, lo andiamo a compattare con le mani, formiamo una palla e la lasciamo riposare per circa mezz'ora. La mezz'ora è trascorsa, tiriamo il nostro panetto fuori dal frigorifero e lo dividiamo in due parti uguali. Prendiamo la prima parte e la disponiamo tra due fogli di carta forno in modo da stenderla di un diametro sia leggermente superiore a quello della tortiera che precedentemente abbiamo imburrato. Una tortiera deve essere di 24 cm leggermente alta. Andiamo a stendere la nostra frolla ponendola, come ho detto, tra due fogli di carta forno. Una volta che l'abbiamo stesa, andiamo a metterla nella nostra teglia.
anche se in alcuni punti vedete che c'è della pasta in eccesso, non vi preoccupate perché poi mettendo il coperchio di fatto sempre di pasta frolla, quelli si andranno ad eliminare. Buchiamo un pochino la superficie inferiore e andiamo a mettere all'interno della nostra base la crema pasticcera che avevamo coperto con la pellicola. Quindi prendiamo la crema e la mettiamo all'interno. La livelliamo un po'. E una volta livellata, andiamo a mettere le amarene, inserendole nella crema. Dopo aver messo le amarene, procediamo a stendere la frolla per fare la copertura. Quindi spostiamo un attimo la nostra torta e riprendiamo di nuovo i fogli di carta forno. Posizioniamo come prima la frolla sul primo foglio, mettiamo il secondo foglio e andiamo a stendere. Il coperchio è steso, andiamolo a posizionare sulla nostra base. Adesso, aiutandoci con un coltello, andiamo ad eliminare la pasta in eccesso. Chiudiamo bene i bordi e andiamo a spennellare con l'uovo, con l'albume, scusate, che abbiamo leggermente battuto. Nel frattempo abbiamo fatto preriscaldare il nostro forno a 180 gradi. La nostra torta è ben spennellata, la posizioniamo, come vi ho detto, in forno a 180 gradi per un tempo variabile tra i 40 e i 50 minuti, a seconda poi delle funzionalità specifiche del vostro forno. Dovrete notare che la superficie diventerà bella abbronzata, quindi molto molto scura. Vado a posizionarla in forno e ci vediamo tra poco. La nostra torta pasticciotto con crema e amarene è pronta. Adesso aspettiamo che si freddi per poterla togliere dallo stampo. Abbiamo tirato fuori dallo stampo la nostra torta pasticciotto. Come vedete è bellissima, ben cotta. Adesso andiamo a farne una fetta a vedere l'interno. Ecco la nostra torta pasticciotto tagliata, come vedete è super farcita e buonissima. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, anche se un po' lunga ed articolata, e vi invito a seguirmi sempre sul mio sito www.messiericette.it. Vi invito ad iscrivermi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, sul quale vi potete scambiare idee, consigli, anche ricette, e soprattutto vi invito a mettere un mi piace a questa ricetta e ad iscrivervi al mio canale YouTube In Cucina con Messier. Buona cucina a tutti e buona torta!